Sì, stasera serviva vincere e non è stato così, anzi abbiamo preso una sonora sconfitta e anche giusta tra l'altro perché poi quando si viene in campo a passeggiare si viene, scusa la parola, scoglionati, è meglio che qualcuno poi rimane a casa, secondo me ci dovrebbe stare un po' di vergogna quando si viene così a giocare perché io ci metto un po' tutto, ci metto tanto, ci metto tanta passione. Poi vedo pochi giocatori in campo essere determinati, non so che succede quando è così, no? E te passa pure poi, dopo un pochino, ti passa pure la voglia di entrare al campo e di giocare a calcio. Secondo me stasera il De Angelis è retrocesso e andremo a fare le altre due partite, andiamo sempre a onorare il campionato. E ci tengo questo in modo particolare, ripartiremo da 1 a 2. Spero di portare sempre la squadra a testa alta. Diciamo la partita di stasera forse è una delle più brutte di tutto il campionato, non si affronta così. E tra l'altro dico anche una cosa forse pesante, tutti i ragazzi che poi è in lista, stasera ognuno ha i suoi impegni, quando poi c'è un calendario scritto le cose le sanno. Cioè se veramente uno poi tiene il campionato, con i nomi che abbiamo in rosa non si fa poi questa fine. E secondo me è giusto così, faccio i complimenti a Atletico Fiumicino e stasera sicuramente grazie e merito anche nostro, ma non hanno loro bisogno, anzi Patrizio Mastropietro è un amico e sono contento per lui, si salva matematicamente perché noi stiamo sotto di 10 punti quindi non facciamo neanche playoff. Mi dispiace, un grande saluto saluto stasera, saluto la Serie A, faremo le ultime due partite, darò anche lì sempre il meglio di me. Vorrei un po' che chi viene a giocare poco con De Angelis si mette quello che metto io, l'impegno fino alla fine. E qui servirebbe solo quello, tanta gamba, cuore, testa, invece qui si viene a fare, andiamo a fare Ducarci. C'era da ringraziare qualche giocatore in particolare, ma lo farò personalmente perché ci sono giocatori che veramente meritano la maglia. Forse su questo gruppo ne salverò 3-4, vediamo. Grazie Roberto De A te. Angelis.